Buongiorno dal vostro M, sono a Kanazawa, sta spiovvicinando, il cielo non è bellissimo e visto che qualcuno si lamentava di certe mie riprese, adesso vi faccio vedere il panorama. Come avete potuto vedere, il cielo non promette nulla di buono, speriamo di non rimanerci male e di non morire annegati oggi. Sono nel centro della città vecchia di Kanazawa, come potete vedere per certi versi ricorda un po' Kyoto e adesso sto cercando la casa di un samurai per poterla mostrare e far vedere, sperando di poter fare dei filmati dentro e che il tempo, sempre plumbeo, non decide di scaricare. Sono all'interno della casa del samurai, esattamente della famiglia Nomura, e dietro di me due katane nere e altre due. Bellissimo. E in più vi faccio vedere un'altra cosa, spiegandovi il motivo del perché i soldi avevano i buchi per farci le collanine. Bene, adesso vi mostro il giardino del samurai. Con carpe annesse. Deve essere molto rilassante. Ora mi trovo nell'Oyama Jinja Shrine, qui a Kanazawa, e guardate un po' com'è il panorama. Completamente immerso in gran parte nel verde, nella vegetazione, e io veramente le adoro queste cose. In Italia le nostre chiese sono fin troppo asettiche e lontane dal resto, secondo me. Mentre alle mie spalle vedete il castello di Kanazawa, vi racconto cosa mi è successo prima uscendo dall'Oyama Jinja Shrine. Una ragazzina giapponese di 16 anni, lì con i genitori in visita, mi ha fermato chiedendomi di fare delle foto con lei, mi ha chiesto dove venivo, gli ho detto dall'Italia, lei era infervoratissima, italiano! Ed è incredibile come in un paese come il Giappone abbiamo ancora una fama, noi italiani, di tutto rispetto, per fortuna. Ah, sono dentro al Keroku'en Garden di Kanazawa, quella che vedete alle mie spalle è una sala per la cerimonia del tè tradizionale, e vi faccio fare un piccolo giro tutto attorno di quello che può mostrare questo parco, che è molto più grande di quello che riesco a farvi vedere con questa panoramica, ma veramente molto più grande, ed è un bellissimo parco in stile tradizionale giapponese, uno dei parchi più belli secondo me, insieme a quello classico in stile italiano, che credo non esistano più neanche in Italia. Come vi dicevo, il Kenroku'en Park è veramente bello e ampio. In più ho visto passeggiando che qua vicino c'è un teatro No, che questa sera fa uno spettacolo alle 6:30 per 1000 yen, un'ora e mezza circa di spettacolo. Stavo pensando di venire, sarò tentato fino all'ultimo, ma forse solo il fatto che non ci sono più autobus per quell'ora e il fatto che è molto lontano dall'ostello per venirci a piedi mi potranno fermare. Il vostro M si stava rilassando troppo nel giardino di prima e ha perso un po' di tempo, infatti si è già fatta una certa e aveva perso di vista le cose importanti che doveva farvi vedere oggi, e cioè il quartiere a luci rosse. Sì.
il quartiere a luci rosse di Kanazawa. Potete vedere le stradine molto strette, molto piccole, tutte queste belle casette che erano le casette delle geishe. Adesso entrerò in una di queste che è un museo per farvi vedere un po' come erano, sperando di poter filmare. Quando non sapete cosa fare, cosa vedere o volete stare al fresco, bene, venite al mercato. In questo caso è il mercato del pesce di Kanazawa, mercato coperto, pieno di negozi, non solo di pesce, ma prevalentemente di pesce. Si sta bene, c'è da mangiare, si mangia bene ed è fresco. E anche per oggi siamo arrivati alla fine. È l'ultima sera in Kanazawa. Domani, che avrò un po' più di spazio nel video, vi faccio vedere questo bellissimo ostello, molto piccolo ma molto bello. E ci rivediamo domani, che ricomincia il viaggio verso Tokyo. E sì, però sta finendo il viaggio in Giappone. E vabbè, e rincontreremo il Baka-san, vi mancava, eh? Ci vediamo domani. Ciao ciao!